Ciao gente, io spero che mi sentiate e che mi vediate bene. In caso contrario, fatemelo sapere. Tra l'altro, prima di partire, ho questa cosa magica. È tipo una sorta di tazza per fare il tè. Che poi, cioè, lascio uscire il tè da sotto così, capito? È magica. Cosa più utile del mondo e non l'ho neanche comprata io, è di mio compagno, non la usa, la uso io. Quindi volevo fare un live perché non avrò il tempo di scrivere un blog post come si deve prima di partire per Vinci o in generale prima di molti molti giorni. E ho un po' di novità e quindi ho pensato, beh, facciamo un video, così va più in fretta e poi il post lo scriverò quando avrò tempo, cioè mai. Quindi, prima di tutto, andrò a Vinci, alla festa dell'unicorno. Ops, porca miseria. Alla festa dell'unicorno, dal 29 al 31 luglio, cioè il prossimo fine settimana. E la festa dell'unicorno, per chi non lo sapesse, è un festival del genere fantastico. Inteso come tutto ciò che ha a che fare con fantasy, horror, fantascienza, film, libri, fumetti, qualsiasi cosa. Non ci sono mai state, e ci sarò per la prima volta come venditrice, diciamo, con la mia bancarellina che condividerò con altri autori indipendenti per vendere il mio romanzo. Che ci sta a palo, visto che il mio romanzo è un dark fantasy. Quindi quale fiera migliore? E purtroppo penso che sarà anche l'ultima fiera a cui parteciperò nel 2022. Perché il resto del mio anno, so che siamo solo a luglio, fine luglio, ma insomma ci sono ancora un sacco di mesi. Però so già che non avrò tempo. Perché a metà luglio comincerò, metà luglio, metà agosto, ricomincerò l'università. Di musica, non è il conservatorio. Mi chiedono tutti: è il conservatorio? Non è il conservatorio. È l'università di musica, è una cosa un po' intermedia. Perché il conservatorio aveva un livello altissimo e poi praticamente bisogna essere già musicisti affermati. Io non lo sono. E poi c'erano qualche altra scuola che era più di impostazione pratica, che mi sarebbe interessata molto di più, però erano private e costavano un fottio e non c'era assolutamente verso che io potessi permettermele. Ecco, e quindi so già che il resto dell'anno sarà un casino, non avrò tempo di fare altre fiere, avrò degli esami da fare, poi fra l'altro a novembre, tornerò a novembre o dicembre, ancora non si sa, appunto devo vedere gli esami, tornerò in Italia, nella mia città di origine, a tenere una presentazione per il mio libro nella libreria, nella biblioteca, scusate, nella biblioteca comunale. Quindi ci sarà anche quello da fare, quindi è abbastanza viaggi, penso. Non ho mai viaggiato così tanto avanti e indietro dall'Italia, dalla mia emigrazione praticamente. Cioè, già il primo anno di emigrazione non ho viaggiato così tanto avanti e indietro, il che è tutto dire. Quest'anno qua, aiuto, mi sembra di vivere in aeroporto. Ormai lo conosco come se fosse casa mia, l'aeroporto di Gardermoen a Oslo. Quindi, università Vinci. E poi il mio progetto, diciamo, ciao gente. Il problema, sapete qual è il problema dei live? È che ogni volta mi tocca ripartire da capo, cioè mi domando sempre dovrei dire tutto oppure no? Non lo so. Comunque faccio un riassunto. Stavo dicendo che sarò al festival Festa dell'Unicorno a Vinci dal 29 al 31 luglio, che deve essere una figata, ecco, non avevo partecipato. E che sarà anche l'ultima fiera purtroppo a cui parteciperò quest'anno perché da metà agosto ricomincerò l'università. È un'università di musica che non è il conservatorio. È un'altra cosa, però siamo lì, insomma. Si fanno materie come composizione, cose del genere. E vedremo come andrà. Diciamo che ho le aspettative basse per ora, nel senso che non voglio farmi idee.
Vai sempre avanti, sennò va a finire che non riesci mai a dire mai niente. E mi sembra ragionevole. È vero. No, dicevo che cerco di non farmi troppe aspettative per l'università perché non so se sarà l'indirizzo che mi sarà più utile, però intanto sono contentissima di essere passata, non pensavo, cioè sapevo che avevo delle buone probabilità, però non era così sicuro, insomma c'è molta gente che inizia a fare musica da quando sono piccoli e non è stato questo il mio percorso. Però sono entrata, sono stracontenta. Penso che anche se non fosse l'università o l'indirizzo, insomma, più adatto alle mie esigenze, sarà comunque molto molto bello trovarsi in contatto con persone con altri musicisti, insomma, con altra gente che fa musica. Perché mi sento molto isolata qua nella mia stanzetta, cioè è bellissimo avere la mia scatola del piano, però insomma mi manca il contatto con altri, ecco. E a tal proposito ho pensato che quando ho messo nelle storie che avrei fatto un live con una foto di me che suonavo il piano, avrei potuto dare l'impressione che il live sarebbe stato io che suonavo il piano, e mi dispiace deludervi. Non è così, semplicemente avevo messo la foto perché le foto tirano di più e la gente ci presta più attenzione, ma non avevo assolutamente nessuna intenzione di suonare il piano. Ho una gran paura del pubblico. Adesso faccio l'università di musica, quindi siamo proprio a posto. Poi altro, vinci l'università e la traduzione del libro. Allora, diciamo che vivendo in Norvegia, molti dei miei amici norvegesi naturalmente mi dicono: ah, peccato che sei in italiano, insomma, sarebbe bello se lo traducessi. E dico sempre: sì, è verissimo, però è un gran lavoraccio, no? Ci vuole tanto tempo, tante energie. È un bell'impegno e io non sono di madrelingua inglese, quindi posso fare un buon lavoro, ma con dei grossi limiti. E mi servirebbe ovviamente l'aiuto di un professionista. Ma di recente sto ricevendo, come dire, dei buoni pareri sul mio libro. Da parte di, soprattutto devo dire, gente che conosco, che è la cosa che mi tira un po' indietro, perché è molto facile ricevere buone opinioni dalla gente che ti conosce, giusto? Cioè, forse, insomma, qualcuno che ti conosce non ti verrebbe a dire: il tuo libro fa cagare. E ho ricevuto un parere tiepido una volta da un blog che recensisce letteratura. Devo dire che, nonostante il parere fosse tiepido, ci ha dato un pochino poco peso perché la recensione si vedeva chiaramente che era scritta senza troppo impegno e che si erano persi anche delle cose fondamentali del libro. Penso che l'abbiano letto molto in fretta, diciamo. Probabilmente sono un blog che recensisce libri, ne leggono troppi, troppi molto velocemente, e quindi vabbè, viene fuori un po' quello che viene fuori. Però, a parte questo, tutti gli altri pareri che ho ricevuto sono stati positivi. E quindi mi è venuta, diciamo, più voglia di tradurre il libro, perché ho pensato: se alla gente non piace così tanto, mi sembra un po' una scemenza fare tutto il lavoro di traduzione e diventarci pazzi, passarci ore e ore e ore, e poi, insomma, il libro non è neanche questo granché. Però, appunto, i pareri sono buoni, la gente sembra essere veramente interessata. E quindi ho pensato: perché non tradurlo? Cioè, perché non effettivamente farlo? Anche perché se lo traducessi in inglese, poi avrei la possibilità di venderlo sul mercato norvegese, e qua so che la gente direbbe: ah, no, cioè, dovresti tradurlo in norvegese? No. I norvegesi leggono tantissimo in inglese, soprattutto quelli che leggono fantasy, fantascienza, horror, eccetera, eccetera. Genere fantastico, insomma. Guardano film senza il doppiaggio, in lingua originale, con sottotitoli, a volte anche senza sottotitoli, quindi direi che già, cioè, l'inglese è praticamente una seconda lingua per la stragrande maggioranza dei norvegesi, e quindi tradurlo in inglese mi darebbe la possibilità di venderlo anche qui direttamente, che sarebbe una gran cosa, perché nonostante sia molto contenta di avere una scusa per viaggiare avanti e indietro dall'Italia, costa molto, cioè io spendo, non lo so,
300 € botta minimo fra aereo, hotel e tutto, e insomma è pesantina come cosa. Quindi sarebbe molto molto figo poter vendere il libro qua e presentarlo alla gente qua. Il problema di questo è che, come dicevo, è un gran lavoraccio e mi servirà l'aiuto di qualcuno. Il piano era che io dovrei tradurlo da sola, interamente praticamente, però avere un traduttore professionista che ripulisca il libro e lo raffini, corregga tutti gli errori che faccio io. Migliori la lingua, diciamo, cioè lo faccia suonare effettivamente come scritto da madrelingua e non da me. Sono un po' spaventata per il costo. Sicuramente il fatto che io faccia il lavoro di traduzione principale abbassa i costi, ed è anche per questo che lo faccio, non soltanto perché, non soltanto per questo, devo dire, anche perché mi piace l'inglese, lo utilizzo tantissimo. Mi sembra di avere un mio stile anche in inglese e sarebbe bello poterlo mantenere, insomma, nel mio romanzo, scrivere le cose come dico io e non come le penserebbe un traduttore. E poi c'è il discorso dei costi, però comunque non mi aspetto che anche un lavoro di rifinitura, diciamo, e correzione mi venga a costare poco. Dipende, non lo so, onestamente, non ho mai. So più o meno quanto costano le traduzioni e sono carissime, sono una cosa folle. Però non so quanto costino questi lavori di rifinitura. Però ecco, vi mentirei se vi dicessi che non sono già praticamente decisa. Ho una gran voglia di tradurre e far sistemare questo libro in inglese. Anche perché il mercato inglese, a parte la Norvegia, a parte il fatto di poter vendere il libro qua in Norvegia. Il mercato inglese sui libri autoprodotti è decisamente maggiore del mercato italiano. Mi sembra che ci sia anche molta più apertura, diciamo, verso gli autori autoprodotti. È più facile entrare in contatto anche con altri autori autoprodotti, anche semplicemente per la quantità di persone che parla la lingua, probabilmente. Cioè, non che gli italiani siano pochi, però decisamente ci sono più persone che parlano inglese. E ecco, tutto qua. Quindi molte cose, come al solito. Quest'anno è stato intenso e sarà ancora più intenso. Però sono contenta, mi fa molto piacere. L'unica cosa per la traduzione ho un po' paura che vada a togliermi tempo dal libro che sto scrivendo adesso. Anche perché ora comincerò l'università, quindi dovrò dedicarmi alla musica seriamente o forse ancora più seriamente di quanto io abbia fatto finora. E si inizia anche a tradurre, però non ho nessuna scadenza per tradurre il libro. Se trovo poi una persona che appunto mi faccia la revisione, dovrà, insomma, dirò chiaramente che non può aspettarsi. Qualcuno suona alla mia porta, ma non aspetto nessuno. dirò loro chiaramente che non. Insomma, non ho limiti di scadenze brevi, diciamo. Ecco, direi che ho parlato abbastanza. Se avete qualche domanda, fatemela ora. E se no, niente, farò i miei soliti video a Vinci. Ci saranno 40 gradi. Io morirò. Sarà una cosa tremenda. Cioè, da una parte, come dire, mi fa piacere andare a trovare il caldo italiano. Perché qua in Norvegia l'estate è relativa. Per un italiano è una primavera e a volte anche freddina, devo dire. Quindi avere un'estate di quelle toste mi piace, però 40 gradi. Mi sono comprato un sacco di bandane per coprirmi la testa, visto che ce l'ho mezza rasata, anzi tre quarti rasata, e mi prenderò un'insolazione altrimenti. Quindi si andrà di bandane. Bene, basta, ho parlato per quasi 20 minuti, direi che è abbastanza. Grazie per avermi guardata e vi farò sapere per Vinci e ci vediamo. Ciao!